Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto e bentrovati al nostro appuntamento con Onda Libera che dedicheremo in larga parte a partire dalle 11 alle questioni che ruotano intorno alla vicenda della Siria, ma che hanno amplissimi riflessi anche sul panorama politico italiano e sulla formazione del governo in Italia. Per il momento però iniziamo ad affrontare gli argomenti di cui vi parlavo prima insieme al professor Marco Lombardi, docente di sociologia, di comunicazione, esperto di questioni relative alle crisi e al terrorismo all'Università Cattolica, coordinatore di It's Time, itstime.it per chi ci ascolta, Italian Team for Security Terroristic Issues and Managing Emergencies, in sigla estesa, centro di analisi e studio del terrorismo e di tutti i fenomeni che vi ruotano intorno. Intanto grazie al professor Lombardi, grazie professore per essere ancora Buongiorno, con noi. E allora, piacere essere con voi. vorrei proporti, ci davamo del tu e Sì, certo. continuiamo con questa consuetudine amichevole, vorrei proporti una piccolissima rassegna stampa di oggi, che può partire dal quotidiano La Stampa di Torino, dove troviamo, visto che poi parleremo anche di un tuo articolo che è comparso domenica sul quotidiano La Verità, domenica scorsa, e che concludi con un riferimento anche a Matteo Salvini, no? E allora, proprio su Salvini, oggi c'è il primo piano della stampa, primissimo piano. La stampa ieri ha intervistato Kurt Volker, inviato di Donald Trump in Ucraina, che ha detto che l'Italia non deve assolutamente togliere le sanzioni economiche alla Russia. E oggi la stampa si premura di farci sapere che questa intervista è tranquillamente da intendersi come un messaggio per la formazione del prossimo governo. Non scherzate col fuoco, insomma, scrive la stampa letteralmente. Il Salvini anti-NATO, anti-Alleanza Atlantica, rischia di giocarsi l'incarico, titola la stampa. E perfino un pre-incarico a Salvini sarebbe difficile da far digerire ai nostri alleati Stati Uniti in testa, scrive il quotidiano torinese. Rischierebbe di essere frainteso come un capovolgimento delle nostre alleanze internazionali. E di questi tempi non sembra il caso. Dopodiché il Quirinale starebbe studiando un colpo d'ala creativo per la formazione del governo. C'è un'intervista sulla stampa di oggi al vice segretario leghista Fontana, il quale invece ribadisce la linea delle sanzioni alla Russia da abolire perché ci sono costate troppo, e Volker sembra l'inviato di Obama e non di Trump. Nel frattempo, la faccio un pochino lunga, poi ti lascio subito la parola e poi andiamo al tuo articolo. Sulla Siria, il Movimento 5 Stelle, ha praticamente piegato il capo, ma c'è un'ala filorussa che dice che Di Maio si deve ricordare che Grillo aveva criticato le guerre statunitensi. Però, l'articolo principale della stampa sui 5 Stelle è questo, sebbene in forma di retroscena. Serve credibilità in Europa e i ministri già presentati da Di Maio prima del voto, i ministri virtuali dei 5 Stelle sperano nell'intesa con il Partito Democratico. E si profila, insomma, lo dice anche sulla stessa stampa di Torino in un'intervista a Deborah Serracchiani per il PD, ma anche altri, Fassino sul Foglio, eccetera. Insomma, il PD adesso torna a dialogare con il Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle e Lega sono lontani, dice Serracchiani, se ci chiama il Quirinale noi siamo pronti, dice il PD. Come la vediamo questa cosa qua, cioè queste cose qua tutte insieme? Perché poi in fondo sono anche in filigrana, in buona parte, il contenuto del tuo articolo, di cui poi parleremo più in dettaglio, no? Perché tu metti al centro della tua riflessione i fatti di Siria, certamente gli erotomani della guerra, come li chiami. Però poi alla fine questo discorso serve anche a capire qualcosa di politica interna, a farci capire cosa succede in tema di formazione del governo, no? Assolutamente sì, perché nel mondo in cui siamo teniamo presente una cosa, che distinguere tra politica interna e politica estera è estremamente complicato, anzi direi difficile. Quando noi parliamo di globalizzazione, un po' una menata usare questo termine, lo capisco, cari ascoltatori, ma il dato di fatto è che la globalizzazione ha portato una rete sempre più densa. Quindi ogni paese, ogni stato, presto ogni comunità, mi auguro, diventano uno dei nodi di questa rete. Perciò capite che è del tutto arbitrario definire i limiti della politica interna e della politica estera rispetto agli antichi confini degli stati nazionali ormai obsoleti. Ecco perché la Siria ha, e l'attacco in Siria ha una ricaduta così pesante sul nostro governo. Ecco, E ti l'abbiamo visto, è quello interrompo, che sta accadendo. professore, Guarda ti che. interrompo solo un attimo, Dimmi, perché dimmi. qualcuno ha detto, e lo dice anche oggi, cito, faccio un altro extension della rassegna stampa sul Foglio, c'è un'intera paginata
dove Daniele Rainieri dice: ma dov'è sta guerra imperialista? È durata un'ora sta roba qua, tutte le teorie complottiste sono state smentite, nessuno vuole in realtà un cambiamento di regime in Siria, eccetera eccetera. Certo. Ecco, nonostante tutto ciò, però, in ogni caso, anche se la guerra sarà durata un'ora, degli effetti però sulla politica italiana ce li ha avuti e ce li ha. No, ma che scemata è dire dov'è questa guerra imperialista, scusate. Intendo dire, l'attacco in Siria, telefonato, programmato, sì, deciso perché accuratamente non si colpisse né l'uno né l'altro, fa parte di una situazione conflittuale molto più ampia, di cui la Siria è solo un momento particolare. Guardate noi dobbiamo uscire dalla prigione dei trattati che sono stati definiti alla fine della penultima guerra mondiale, che è stata la seconda. Ormai dobbiamo leggere questi ultimi 10 anni in un contesto in cui la guerra guerreggiata con le armi è solo uno degli aspetti del conflitto in corso, che si con tante altre armi, che sono quelle della comunicazione, che sono quelle economiche, che sono quelle finanziarie, poi anche quelle dei missili. Per cui è una sciocchezza chiedersi rispetto ai missili dov'è la guerra imperialista. La guerra che è in corso, e lo vediamo, è quella che sta cercando di ridefinire il potere, il potere di per sé nel nuovo mondo. Manca un assetto del potere. Ce ne rendiamo conto, no, che ormai va avanti da 15 anni, da quando si stava bene, per cui c'erano i due blocchi e uno sapeva conquistare o controconquistare, da lì in poi si è aperto il vaso di Pandora. Terrorismo, non terrorismo, tutti sono entrati in conflitto l'uno con l'altro per ridefinire la struttura di potere globale, e siamo a quel re d'azione, siamo al momento finale. Quindi non ha senso di parlare guerre imperialiste o di singoli episodi, bisogna avere una visione più ampia, ed è in quest'ottica che allora anche la formazione di un nostro governo in una situazione di conflitto generalizzato pone un problema internazionale. Ecco perché tutte queste interferenze, ma mica sono nuove, il 5 Stelle sotto l'ala degli americani è da qualche annetto che ci sta. Ecco, tu tra l'altro, professore, tu tra l'altro hai avuto modo più di una volta di esprimere un giudizio piuttosto critico sulla reale volontà dei 5 Stelle di sganciarsi da determinati ambiti di potere, no? Perché tu alla fine del tuo articolo che citavo prima dici: beh, questa sarebbe un'ottima occasione, sto periodo, per ridiscutere le alleanze in un'ottica molto pragmatica. Ti pare che i 5 Stelle lo vogliano fare o invece non si stiano piegando a un'esigenza di governo nella continuità? Direi certamente non lo vogliono fare i 5 Stelle in termini di politica estera, sono il massimo del tradizionalismo, non hanno voglia di discutere nulla, però non solo i 5 Stelle hanno questa caratteristica, perché anche in linea tradizionale si è subito aggregata la Bonino con un movimento più Europa e origini radicali, anche lui da sempre assolutamente sotto il controllo, l'area, l'influenza americana. Si è subito fatto avanti il PD perché non vede l'ora di far pesare il suo grande elettorato, e il filo americanismo in questo momento potrebbe pagare, perché, ripeto, in una situazione di conflitto il trovarsi con un'Italia che pragmaticamente dice: ma insomma, le alleanze tradizionali che abbiamo, che rimandano al penultimo conflitto mondiale, ormai hanno fatto il loro tempo, possiamo, non dico immediatamente negarle, ma possiamo ridiscuterle, perché gli Stati Uniti non sono più quelli che vinsero la seconda guerra mondiale, perché l'Unione Sovietica, la Russia non è più l'Unione Sovietica di una volta, e via di seguito. Ora forse sarebbe opportuno in questo momento di forte cambiamento rivedere le cose. L'unico che l'ha detto è stato Salvini, anche perché Forza Italia, gli altri alleati di Salvini o pseudo alleati, in particolar modo Forza Italia, una messa in discussione pragmatica dell'atlantismo non ce la vedo molto bene. Ecco perché lo vedo un po' solo il Matteo su sta roba. Ma questa posizione qua sarebbe pericolosa secondo te, come ci dicono i soloni, i grandi mezzi di informazione eccetera? Cioè attenzione, non scherzate col fuoco, dice oggi la stampa, no? Tutto è pericoloso in questo momento, siamo in una situazione di massima incertezza, tutto è assolutamente pericoloso, però o giochiamo
o rinunciamo, nel senso che guardiamo al futuro e senza affrontare qualche rischio non si va da nessuna parte. Vogliamo giocare nella massima assoluta sicurezza, patto di fedeltà rinnovato con rinnovo automatico con americani e quant'altri senza porre in discussione nulla. Probabilmente non che non abbia pericolo, perché l'Est Europa sta cambiando in maniera significativa, la Russia sta cambiando in maniera significativa, la Cina, il mondo euroasiatico sta cambiando in maniera significativa. Però forse questa resta ancora la situazione, non so se meno pericolosa, certamente più tranquilla sul medio periodo. Però ripeto, stiamo veramente volendo rifare l'Italia su base nuova in un mondo nuovo, affrontiamo un minimo di rischio. Ecco, nell'articolo di domenica che citavo prima, tu hai scritto su Quotidiano La Verità, a un certo punto, povera Italia, i missili sulla Siria possono diventare i razzi sul nostro paese. In che senso? Era una battuta con cognomi che tra missili e razzi si sono confusi nella Repubblica precedente, ma non era assolutamente una ipotesi di minaccia rispetto a quello che sta accadere, se non per il fatto che abbiamo segni evidenti che quello che è stato chiamato e che è terrorismo degli ultimi anni non è estraneo a dinamiche più ampie che riguardano il conflitto globale, per cui certamente la guerra guerreggiata di razzi, tecnicamente parlando, e missili riguarda altre parti del mondo, ma tenete presente che il terrorismo è un attore di questo conflitto globale e sul terrorismo ci sono tante interessanti analisi che si stanno facendo, a cominciare da alcune certezze, per cui nell'alleanza americana troviamo da sempre i più grandi finanziatori del terrorismo, che sono gli Wahhabiti, che l'alleanza americana con gli arabi sta supportando il terrorismo che poi si dice di combattere in buona parte della Siria. Questi sono dati. Abbiamo visto a fine dell'estate, in agosto, ancora sotto Natale, l'uso strumentale da parte di alcuni paesi alleati nei nostri confronti, usare la minaccia del terrorismo nei confronti dell'Italia come un fantasma da sventolarci davanti, una minaccia che non era sostenuta da nessuna evidenza, ma solo da una comunicazione che questi nostri alleati hanno sviluppato nei nostri confronti. Quindi togliamoci ogni paura di razzi e missili, però rendiamoci conto che quello che noi chiamiamo terrorismo è un attore complesso che gioca nel conflitto in cui ci sono politici, in cui ci sono governi, in cui ci sono eserciti. E quindi questa può essere sempre una minaccia che gli alleati usano l'un l'altro. Alleati, mettetelo tra virgolette, e toglietevi dalla testa il fatto che gli alleati siano amici. Ecco, certo. Una cosa, l'alleato questo, è un'altra. Questo è l'altro aspetto che tu metti in luce, no? Cioè l'alleato non è un amico, le alleanze sono funzionali e il patto di alleanza è un contratto. Proprio per questa ragione tu dici pragmaticamente questa crisi ci fornisce un'occasione, quella di non dare per scontate le alleanze e di poterle rimettere in gioco secondo l'utilità. Però questo implicherebbe un ruolo della politica forte, non mi pare che si profili tutto ciò all'orizzonte. Purtroppo questo è il fatto, l'occasione c'è, però per cogliere le occasioni, soprattutto questo tipo di occasioni, ci vogliono un po' di palle, un po' di presenza politica, cosa che non abbiamo, e non l'abbiamo per via dei numeri, c'è poco da fare, perché a questo punto l'unico attore pragmatico che vede questo è, ripeto, è proprio Salvini, ma anche quando poi dal punto di vista economico si è parlato di sanzioni. Ma perché dobbiamo andare avanti con queste sanzioni nei confronti dell'Europa, confronti della Russia, che stanno semplicemente facendo il gioco al di là dell'Atlantico? Quando noi guardiamo a est, guardiamo al progetto euroasiatico, che forse c'è più vicino nelle radici, e poniamo attenzione a quello che succede. Oggi tu non l'hai ancora citato, ma ragazzi,
il fascino liberale e gli egoismi nazionali, dobbiamo edificare una nuova sovranità europea per dare una risposta chiara agli europei. Per la miseria, che è Macron, il presidente francese oggi, questa mattina, ha dichiarato questo, no? La risposta è l'autorità della democrazia, non la democrazia autoritaria. Insomma, un bel faccino, stile Di Maio, che parla bene, un buon figlio di nuova sovranità europea, eccetera, eccetera. Questo è quello in cui ci stiamo infilando. Si sta contrabbandando, grazie a Macron, la sovranità europea come un interesse degli europei, quando invece c'è un interesse trasatlantico portato avanti da Macron, da Francia e Gran Bretagna, e soprattutto da Francia, perché lo sta contrabbandando come l'interesse degli europei, per i quali la Francia torna a essere il primo sopra gli altri. Questo è il progetto di Macron. Ci ha fottuto in Libia, in Niger, adesso in Siria, soprattutto noi italiani, e su questo progetto, che spaccia per europeo, si sta rivendendo le sue alleanze. Questo è quello che sta accadendo. Ecco, tra l'altro io non riesco a capire come si possa accettare la definizione di fascino illiberale in relazione alla questione degli egoismi nazionali. A parte il fatto che l'egoismo è una valutazione, come dire, di valore, che lascia il tempo che trova. Ma non sono stati gli stati nazionali a portarci il regime liberal democratico. Te lo chiedo da professore questo, scusami, no, perché mi sembra un'evoluzione normale. Se non ci può, a partire dalla Francia medesima, tra l'altro. Certo, ma non l'avesse detta uno che ha la faccia di Macron, uno non crederebbe che l'avesse detta Macron, no? Quella roba lì. Anche quando parla di i francesi che parlano di egoismi nazionali, per presidente che vale egoismi nazionali, tutto quello che fa è assolutamente franco-centrato, vediamo che cosa, come si comporta nei confronti dei vicini, e poi è l'esito di un processo, infatti, nato il secolo scorso, di questa costruzione degli stati nazionali che, come sapete, io l'ho già detto, hanno fatto il loro tempo. Ecco, tra l'altro, totale, anche per chi li ha fondati. Totale sintonia con Antonio Tajani, presidente di Forza Italia del Parlamento Europeo, dice ancora l'ANSA, no? Il che ci fa dire totale sintonia tra Macron e Tajani, cioè Forza Italia, sempre più solo Salvini, allora, di fronte a una posizione critica nel dare per scontato, attenzione, voglio essere chiaro, una posizione critica nel dare per scontato le alleanze. Io non sto automaticamente dicendo si chiude con gli USA e si va con Russia, io sto dicendo manteniamo una posizione critica perché è il momento di fare una valutazione pragmatica, che è quello che sta dicendo Salvini, questo è il punto. Esatto, pragmatica, tu lo sottolinei nell'articolo che citavo prima, no? Al punto che tu dici a sto punto è meglio non avere un governo, per assurdo, altrimenti rischiamo di consolidare un'Italia allineata, sfruttata, quiescente, utilizzata, uso aggettivi tuoi. Usciamo dalle conseguenze di una guerra mondiale che è passata alla storia per essere la penultima, tu dici, no? Esortando a uscire. Però siamo sempre là, insomma, pare che invece si vada in una direzione di continuità, di quiescenza, di allineamento e di sfruttamento, per usare le tue parole. Leggendo quelle uscite di cui questa mattina, direi che assolutamente si sta accelerando per andare in continuità. Io tutto sommato avrei, ripeto, preso il tempo per mantenere la possibilità di decidere in autonomia. Abbiamo un governo che tutto sommato è delegittimato, che serve a poco, che fa le cose correnti, in un momento critico va bene, ma in un momento critico nel quale noi siamo fuori in questo momento, perché se lo stanno decidendo tutto per i fatti loro, come la tripletta, come è successo. Allora, quale urgenza c'è per mettere in piedi un governo che in questo momento andrebbe a confermare quello che è stato già deciso dai tre? Allora, manteniamoci uno pseudo governo che ci mantiene ai bordi, ai limiti, in modo tale che quando le cose sono un filo più tranquille, e tanto non ci costa niente aspettare, a quel punto potremo anche smentirlo, mandare a quel paese, avere un governo che prenderà in mano la situazione e deciderà in quel momento che cosa fare. Oggi altrimenti la linea è andare a confermare per quiescenza quello che è stato già deciso, non avere un governo per porsi come attore interpretativo della realtà. Questo è quello che sta mettendo in piedi il Presidente e con la maggior parte del Parlamento. Vedremo, guardate che non è così male da vedere se gli americani spingono troppo, di avere su 5 Stelle, PD, Bonino e appoggi esterni tutti insieme. Allora, ultima cosa, tu sei anche stato tra i principali studiosi degli effetti della comunicazione
comunicazione, no? Sulla questione delle crisi e delle guerre e dei conflitti. La comunicazione è un elemento essenziale, lo ricordavi prima, no? Ancora più delle armi per certi versi. Ebbene, dal punto di vista proprio comunicativo, secondo te questa storia del bisogna fare presto, bisogna essere fedeli all'alleanza, bisogna dimostrarsi responsabili, bla bla bla, tutto questo tipo di narrazione, è ancora in grado di soddisfare il cittadino italiano oppure no? Perché tutta questa fretta, per esempio in Germania si sono passati diversi mesi e non è successo nulla per la formazione del governo. Guarda, le narrazioni ormai non sono in grado più di soddisfare niente. Però sono in grado di convincere ancora, sono cose un pochino diverse, tutti reclamano concretezza e non parole per affrontare le cose, ma poi il ripetere le stesse affermazioni, il ripetere variando le fonti, il ripeterle con argomentazioni leggermente diverse, quindi con narrazioni più complesse, comunque nel sistema mediatico che abbiamo rende estremamente efficace raggiungere l'obiettivo strategico. Per cui alla fine purtroppo la comunicazione non soddisfa più nessuno, ma continua a mantenere un potere estremamente rilevante. Ultimo quesito, a chi si stupisce dicendo ma come Trump il 3 aprile scorso del 2018 dice voglio uscire dalla Siria, dopodiché attacco chimico a Douma, controverso ma spacciato come sicuramente attribuibile al presidente siriano Assad, reinterventismo americano, bombe, ecco, a chi si stupisce di questo apparente voltafaccia tu cosa diresti? Ma che non c'è mai stato un voltafaccia da parte di Trump, sempre una faccia davanti e una di dietro, quindi fate sempre a lato A e lato B sono confusi. Il Giano di fronte. Ma si chiama Giano, va bene. Pensavi ad altro e qui invece nobilitiamo anche le terga, diciamo così. Intanto io ti ringrazio. Ringrazio il professor Marco Lombardi che è stato con noi, itstime.it per seguire anche il sito. Grazie Marco. Grazie a voi come sempre. Ci sentiamo presto.